Eccomi qua. Allora, sempre in mood svezzamento, ho pensato di fare un video su cosa compro quando devo iniziare a svezzare il bambino, perché le mamme vanno in paranoia in quanto vanno davanti alla, diciamo, allo stand di Io Bimbo prenatale, si trovano davanti 150.000 cose e dicono che cosa compro. Allora, io comprerei tutto, è chiaro, no? Cioè, non ho dubbi che tutto sia utile, tutto è assolutamente necessario, dai scherzo. Vi faccio vedere quello che secondo me è, diciamo, utile avere, ecco, poi ovvio che di tutto si può fare a meno, una volta ci devono da mangiare nel piatto di ceramica e via, voglio dire, ok? Allora, prima cosa che ho trovato molto utile, ve lo faccio vedere, è il piatto dove sotto si mette l'acqua calda. Ecco, secondo me è utile perché soprattutto in una prima fase di svezzamento, quando il bambino è un po' più lento a mangiare, avere il piatto che è caldo vi evita di fare quella trafila piatto. Allora, generalmente i piatti dei bambini non possono andare nel microonde, quindi piatto di ceramica, prendi, corri, vai nel microonde, scalda, te lo torni indietro, soffia, scotta, e poi il bambino piange perché ha fame. Ecco, invece io mi mettevo bella tutta la mia pappa qui dentro, ok? Quindi in questo momento sto parlando di svezzamento tradizionale, è chiaro, ok? Oppure se dovete dare da mangiare al bambino che magari non mangia da solo, quindi ha la sua pappa davanti e voi ogni tanto gli allungate un boccone che sia caldo. Quindi il bambino ha il suo piattino davanti e voi avete il piatto che resta caldo. Allora, questo qui della Nubi ha anche il separatore, io non l'ho usato mai, vi dico la verità. Quindi mettevo la pappa qui, l'acqua calda, ovviamente non va acqua bollente da bollitore, acqua calda, comunque mantiene caldo benissimo, ok? Poi davanti a Livia mettevo una di queste ciotole. Allora, sono tutte della Nubi. Io con la Nubi mi sono trovata molto bene, è una marca che a me piace molto, lo sapete perché in tanti video ne parlo. Quindi usavo queste qui con la ventosina sotto, gliela mettevo davanti, li mettevo un po', magari ecco, un po' di pastina, un po' più diciamo solida, non liquidissima perché sennò si sporcava. Lei un po' toccava, un po' no, con le sue cusatine, quindi faceva tipo così, insomma vabbè, giocava, ok? E io le davo da mangiare. Dalla parte mia avevo il piatto caldo, quindi a tavola, lei sul seggiolone, il piatto caldo lontano da lei e un piattino. Allora, munitevi di piattini, ciotoline, possibilmente con la ventosa, ce ne sono di vari tipi, questa era di Claudio, ok? Quindi sempre con la ventosa, perché così gliela potete attaccare ed evitate che si rovesci tutto addosso. Poi, se beve ancora dal biberon, il biberon da cui beve per l'acqua, questo perché è importante comunque che il bimbo si veda apparecchiato, oppure il bicchiere se beve dal bicchiere. Successivamente, ovviamente, quando berrà dal bicchiere, ci sono bambini che già 6-7 mesi sono in grado di bere dal bicchiere, quindi un bicchiere ovviamente di plastica, mai di vetro. Anche questi sono della Nubi e li ho trovati da Io Bimbo, li vendono a 4-5, quindi di tutti i colori, sono comodissimi e di una giusta dimensione. E le sue posatine, quindi mettetevi le sue posatine e tutto quanto. Dunque, ricapitolando, il piatto che scalda, piattine e ciotoline, posatine e bicchieri. Se poi voi avete intenzione di, cioè tornate a lavorare, quindi avete bisogno, avete necessità di conservare i cibi, quando iniziate a svezzare, la prima cosa, oltre a queste cose, quindi la quinta cosa da comprare, sono i contenitori dove mettere le pappe per poterle conservare in freezer, in frigo e poi passarle nel microonde. Spero di avervi dato 5 consigli utili. Fatemi sapere se avete qualcosa da aggiungere ai vostri acquisti per lo svezzamento. Ciao ciao!